Mi voglio sposare, 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 sposare. Ho incontrato l'uomo della mia vita. È bello, è giovane, è ricco e inoltre è libero. Io mi sono sposata perché amavo Frederick. Perché tu hai rovinato il tuo matrimonio, dovrei rovinare il mio. Ma io non ho mai avuto l'intenzione di sposarmi per essere sposata. E invece sì, l'idea del matrimonio era qui, nella tua testa, forse da quando eri ancora in fasce. Mi sento capace di sedurre qualsiasi uomo e anche di legarlo a me se voglio. Voglio fargli venire la voglia di sposarmi. Ma chi le parla di matrimonio? Io non voglio più che un uomo mi ami solamente per il mio sedere. Semplice, no? Se lui non mi vuole più, nemmeno io lo voglio. Ti sembrerò cinica, ma con un marito molto occupato dal suo lavoro sarò molto più libera di fare quello che voglio, durante il giorno ed anche di sera. Ma qualche volta è proprio nei momenti più difficili che si prendono le decisioni più importanti. Volente o nolente, lui sarà mio marito. Sono molto innamorata. Schiavo son dei vezzi tuoi. Con un due. Bravo Sassaroli, bella idea a tuo uso. No, dall'altro. Eccomi qua, guarda. Bellini siete. I vestiti sono lì, eh? Io li metterei questo completino, che ne dite? Eh? Fascetti, questo è il tuo. Ma dai, è Natale, non è mica Carnevale, no? Bisogna fare delle buone azioni. Obbligatorio tutti fare Babbo Natale. Beh, sì. Io dopo tante zingarate, anche se una volta siamo buoni, si fa ridere bambini. Tu scendi dalle stelle, oh, Dio del cielo, oh, e vieni in una grotta, oh, al cielo. Buon Natale! Natale a tutti! Il resto del limite, cortina d'affetto, via Galà. Via, corriamo, al binario 1. Prende la supercazzola con scappellamento a destra di sgrassone! Con tanti auguri! Aio, vai! Buon viaggio, eh! Ecco! Cretino deficiente! No, non si offende Babbo Natale! Prendilo, questo regalino di Natale! Buon viaggio! Buon Natale! Buon Natale! Natale! Locale per Pisa! Presto, ragazzi, che sul terzo binario parte il treno per Pisa! Andiamo! Chiavo son dei vezzi tuoi! Con un vetto, un vetto suoi. Ecco. Anche. Buonanotte. A me quel fluscio d'approccio ha messo una sede, quasi quasi. A me no. Ma che ti porto l'acqua? Ma prendi la bottiglia d'acqua minerale, papà. Fresca, Frizzante o naturale? E come ti pare, Cristiano? Papà. Papà.
Ma quanto rompe questa, eh? Che vuoi fare? Cristiano, dove sei? Ti voglio tanto bene. Ma va bene che non ti carichiamo. Oddio! Dove è stata a giocare? E ci siamo giocate te! In che senso? Nel senso che siccome siamo in quarto, ci sono solo due posti in cabina, prima ci facciamo un bel bagno e poi tu vai a letto con Giada perché... Con chi devo andare a dormire io? Parti ieri amicizia lunga, ognuno per sé, intendo? Ancora una volta, papà si è sacrificato per te. E due sini, sai di quei sini? E quando li tocchi? Sì, così. Va bene. Prepari pure il contratto che lo firmiamo. Ciao. E niente, a me una sera non mi capita di dormire insieme in tenda con un'americana, no? Buona, era buona. Buona? Altro che buona. C'è avuto una sorpresa, c'è avuto. Ah, beh, che sorpresa, la prima volta mi ha pressione, che sorpresa. Sì, vabbè, ma dove cazzo mi stai a portare? Sto portando il professore, arrivederci.